Allora, buongiorno Nicola. Buongiorno ti devo chiamare Nicola Vincenzo, Nicola Enzo, Nicola. Cioè Nicola, Nico. Nicola, Nicchi per gli amici, ma Nicola è il mio primo nome, quello che ho Nicola sentito. Vincenzo Rinaldi, sì. È uno dei vincitori del concorso Sony, giusto? Sony World Photography Awards, sì, del 2019. Quest'anno? Di quest'anno io ho avuto il riconoscimento per il National Award, quindi sì? Il premio nazionale, quindi è stato vincitore per l'Italia di sì? Questo... Intanto ci fai vedere, ci mostri la foto... Il quale l'hai. Mi permetto di farti omaggio di questa. Sì, allora sì, mettila fermo, che io ingrandisco leggermente. Cioè, allora, spiegaci che cosa si tratta questa fotografia. È una fanciulla sdraiata. Dunque, in realtà, allora, premetto che io sono un appassionato di fotografia, soprattutto di street photography, quindi. Giro con la macchina fotografica, o in alcuni casi con lo smartphone, e fotografo quello che vedo per strada. Cane, scusi, ma tu c'hai una Leica M6 appoggiato lì, sì, davanti a me? E mi stai raccontando, io sono street photography e quindi ho fotografato con il cellulare. Questa volta è capitato così. Capitato. Quel momento non ce l'avevi Leica no, M? Non ce l'avevo. No. Non ce l'avevo perché... Pazienza, allora, fare o non fare? No? Fare. E fai? Fare sempre. Con qualsiasi cosa. Se in quel momento ce l'avessi avuto, foro stenopeico, no? Avresti fatto? Sì, perché questa scena mi ha catturato appunto l'occhio. Era una giornata particolare, tra l'altro era Pasqua o Pasquetta dell'anno scorso. Sì. Mi ricordo per quello. E tra l'altro ero con la mia bimba, con mia figlia piccolina, e stiamo girando su questo parco dove ogni tanto andiamo. Dov'è? È in provincia di Bologna, a 20 km di Bologna, è una zona di Calanchi, è una zona anche protetta, una riserva naturale, da dove appunto da questa collina si osserva il panorama sottostante fatto di Calanchi, sì. Molto suggestivo. Sì. E quindi essendo una festività c'era un po' di gente attorno. Questa persona, perché inizialmente avevo visto una persona, era appunto sdraiata, era quasi il tramonto, c'era una luce diciamo, molto bassa, se non che poi camminando ho visto che sbucavano questi piedi dalla figura principale. E quindi questo mi ha fatto intendere che c'era un'altra persona dietro la persona che in realtà sembrava unica. E quindi mi ha fatto capire che si stava svolgendo un momento di intimità particolare, insomma, quindi era un abbraccio molto avvolgente con questo panorama, questo sfondo dietro molto, molto bello, molto rasserenante, molto certo. Quasi infinito, insomma, certo. non ci sono ostacoli allo sguardo e quindi... Ho dovuto fare. Bellissimo, quindi... perché... Eh sì, in un momento sotto a questa apertura di natura, sotto al cielo, sì. E abbracciare, no? Essere in intimità. Una unione del corpo, dell'anima, cioè proprio esatto, bellissima. Mi ha dato l'idea di qualcosa che andasse oltre la fisicità, no? Certo, era sì. Un abbraccio molto avvolgente, protettivo. Sì. Però io di fatto non ho visto né la faccia di lui né di lei, non l'ho mai visto, non ho voluto. Hai fatto bene. Guardare. Hai fatto bene non disturbare. Esatto, e me ne sono andato via così, dopo aver fatto questo scatto allora hai fatto bene scattare con cellulare, perché ogni qualsiasi materiale fotografico, tranne un trattore elettronico, eccetera, no? Avrebbe dato fastidio. E noi, cioè, né tu, non abbiamo. Avere il diritto di diciamo disturbare le persone, quindi hai fatto bene. Poi era un momento talmente particolare che cavolo disturbare Watanabe che dice hai fatto bene scattare con il cellulare, stupenda, no? no perché anch'io in realtà utilizzo oggi, come avevo detto, avevo appuntamento con Ivo Saglietti, che ho visto le fuori uscendo dopo pranzo. Per ricordo mio, no? Cioè,
quale data oggi ho pranzato, abbiamo chiacchierato con amico Ivo, non avevo Leica, no, sì, cioè non avevo né Nikon né Canon, avevo cellulare, un momento andava, sì, ho fotografato per ricordo mio, personale. Sì, ma anche io un pensiero che faccio ogni tanto quando fotografo col cellulare, e se penso alle fotografie che rivedo quando ero piccolo, che mi facevano i miei genitori, che avevano comunque, erano macchine fotografiche, però avevano una qualità probabilmente Molto sì, più una bassa. Benchini Comet, cioè che qualità ce l'aveva, no? Esatto, cioè, ovviamente. Una vecchia, come pare, anche una vecchia Kodak, piccolina. Certo, sì, in effetti, al suo tempo, cioè macchine tipo grande, cioè veniva fatto quasi contatto. Sì, 6x9, sì, 6x9 sì, centimetri di stampa, e sì, per coprire. Leica in realtà nasce con questa idea. Allora, Oscar Barnack fece la sua Leica chiedendo Max Berek, che era un grande scienziato, progettista degli obiettivi della Carl Zeiss. Allora, Barnack chiede: dai Max, vieni da me, io ho bisogno di un progettista delle ottiche, no? Perché era normale 6x9, 9x12, eccetera, no? E la qualità, la risoluzione era molto bassa, e quindi per ottenere un piccolo ingrandimento doveva avere pellicola grande. Mentre 24x36, se avessi un obiettivo di alta risoluzione, può competere con 6x9? Sì, sì, certo. Barnack, cioè questa è la bellezza di Leica, una piccolissima macchina con formato piccolo 24x36, ok, e con obiettivo di alta qualità, completo, grande formato, sì, e intelligente, sì, qui che nasce lunghi anni di storia della Leica, lunghi anni di storia di fotografia con formato 24x36 mm, che oggi viene chiamato full frame, tutto quello che sì, ma sì, vabbè, scusami, no, figura, grazie per questa questo spaccato di storia. E questo è quanto, insomma, la fotografia è nata così, certo. L'ho intitolata L'abbraccio, appunto, certo. E con questa foto e altre due avevo partecipato al concorso, sì, del Sony Awards, e tra le tre, non avendo al momento, non avendo un progetto fotografico vero e proprio, ho partecipato con singole fotografie, sì. E questa è stata bene. Nicola, tu quanti anni hai? 53, fatti il primo giugno. Ah, auguri. 53 anni, cioè prima macchina fotografica che cosa era per te? Dunque, allora, la mia prima macchina fotografica è stata una Voigtlander che usava mio padre, che ho iniziato... E Voigtlander, il modello era? Che cos'è? Cioè 24-36, 6x9, 6x6? No, no, 24-36. 24-36, tipo Vito, Vitomatic, o cioè Vitoretto? Vito... Va bene, no, okay. Con un 50 mm 2.8 color scopar o... Era un obiettivo fisso, credo non fosse un 50, credo forse inferiore, o 35 o 40 mm, se non dico una sciocchezza. Sì, probabile. Probabile. quanti anni avevi? E avevo, andavo, credo alle medie, quindi avevo 12-13 anni, mi ricordo, sì, che me la portai per la prima volta in gita scolastica, sì, sul lago di Como, sì, e feci le foto, mi ricordo ancora, tra un, come si chiama, pedalò e l'altro. Sì. Ai miei compagni di classe. Certo, non c'era una foto tua, ovviamente. No. Sì, mai, cioè, mai, questo, mai, mai, questo solo... è il destino di fotografo, sì, no? Sì. Tu hai fatto tante foto dei tuoi compagni, sì, ma sì, tua foto non mai, c'è. Mai, certo. Adesso okay. Qualcuno inizia a farmi la mia figlia piccolina, che ha quasi 7 anni, sì, a cui sto passando, certo, la passione. A lei piace fotografare, lei mi fotografa. Quella è comunque una, diciamo, un percorso che tutti passano, no? Cioè quel momento. Però ti sei innamorato di fotografia, un bel momento. Cioè, diciamo, ti sei preso coscienza che a me piace da fotografare.
Ne ho preso coscienza forse più avanti, nel senso quando? Che ma quando ho comprato la prima Reflex, ho deciso di comprare la prima Reflex. Quanti anni avevi? Avevo finito il liceo, quindi 18-19 anni. 19 anni. Un FE Nikon. Sì. E siccome non avevo tutti i soldi per comprare la macchina e l'obiettivo, sì, ho comprato 2 mesi prima la macchina, poi mi hanno fatto i soldi e poi ho comprato un obiettivo che era un 35 mm della Nikon. Sì. Un 2.8 credo che ho ancora. Sì. E usato. Sì. E ho iniziato così, quindi andavo in giro. A Bologna? Bologna. Quindi dove sei andato a comprare? Fotoprisma? Fotoprisma no, li frequento adesso. Fotoprisma li scoperti tardi. Tardi. Invece dove sei andato a comprare? Paoletti. Ah, Paoletti! Dai, Paoletti! Posso fare? Ti voglio bene! Ah, dai, davvero? Sì, beh, il negozio storico, certo, di Bologna, quindi è un punto di riferimento. Ecco. Certo. Possono dare anche buoni consigli e sì, diciamo, il mio primo materiale c'è Paoletti, cioè quindi c'era papà, credo ci fosse ancora il papà, sì 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 sì, tuttora c'è Phil Manuela, credo che si chiami, ma sì sì, e lei però c'è, cioè, più o meno tua coetanea, sì più o meno, sì, sì, forse 2 anni più di te, ma comunque come, cioè, la conosci bene, sì certo, e beh sì, quando andavi, cioè al liceo, lei, cioè, andava forse liceo o università, sì, forse c'è, cioè, poca differenza, sì sì, c'è, cioè, pochi anni di differenza, lì, ci siamo visti anche di recente a una rassegna fotografica che c'è stata a Bologna in questi giorni, e posso fare ancora un po' di pubblicità, hanno aperto uno spazio espositivo, sì, in strada maggiore a Bologna, che è quasi sotto le due torri, vicino alle due, certo, torri, uno spazio molto bello. E questo è quanto, insomma, certo. Poi, dopo la no, okay, allora ad entrare così profondamente nel mondo di fotografia, ci sarà stato anche il momento di distacco o riallacciamento? Dunque, diciamo che è stato tutto sommato abbastanza costante. Sì, forse per te, costante. Che cos'è allora la fotografia? Che cos'è? Guarda, io come ho scritto nel mio profilo Instagram, visto che adesso va di moda... Beh, non mi interessa, non, cioè, parlami tu, però, con la tua voce. Per me è una forma di terapia, nel senso che è qualcosa che ti fa star bene. Che perché? Mi fa star perché? Bene? Perché ti fa star bene? Perché, ovviamente, è una forma di espressione, quindi quello che non riesco a esprimere probabilmente a parole, con i gesti, certo, a volte è con le emozioni, certo, perché a volte, se essendo uomini, a volte non riusciamo, difettiamo a volte della capacità di esprimere delle emozioni, e io lo faccio attraverso, capisco, sì, perché questa è un'emozione che, certo, io ho vissuto, certo, non ho vissuto da prima persona, certo, qualcuno mi dice, mi ha detto, ah, ma tu non sei capace di provarle, quindi è come se trovassi un canale diverso, no? Certo. Per arrivarci, però per me l'importante è arrivarci. Ma sai, io essendo giapponese, cioè spesso penso, no? Ad esempio, i giapponesi non dicono ti voglio bene, ti amo, cioè è molto raramente un marito che dice a sua moglie ti amo, oppure amore mio, no, non lo dice. Devo essere giapponese dentro. No, però... Lo è, ovviamente, cioè amiamo, cioè, no? Cioè. Però dal momento che tu esprimi con le parole, dal momento che hai proferito con le parole, banalizzi. Quindi lo dico col pensiero, no? E so che tu percepisci. Mentre con la fotografia io posso gridare dentro che io ti amo, no? Ti amo, cioè, ma così con entusiasmo lo faccio, metto dentro come il mio messaggio. Lei sola probabilmente riesce a capire. Capire, certo. Sì, no? E in effetti è vero, fotografia è una forma di linguaggio, e fotografia è linguaggio. Il linguaggio è emozione, allora, per quanto mi riguarda è un modo per esprimere le emozioni. Io sono arrivato a quest'età più o meno a capire quello. Non dirmi che sei timido, però. Un po' sì. Sì. Sono, diciamo, una forma di pudore, ecco, abbastanza, sì, sviluppata. Nicola, sembri giapponese.
che alcuni mi dicono che sono un po' britannico, un po' british, perché sono a volte un po' troppo così, forse sono anche un po' giapponese. Va bene. Perché mi farebbe molto piacere. Certo, certo. È un popolo che stimo molto. Bene. Io ti ringrazio che ci hai raccontato un po', cioè non che ti ho fatto raccontare, no? E anche complimenti per la, diciamo, questa vittoria. Poi in realtà vincere, non vincere, non ha nessuna differenza. Importante che hai partecipato, cioè poi fortunatamente che qualcuno ha colto anche questo messaggio, entusiasmo. Sì, io credo che da questo scatto sia passato probabilmente la stessa emozione che ho provato io in quel momento, e questo è l'importante, insomma, aver fatto recepire questo messaggio è la cosa più importante. Poi se posso aggiungere qualcosa, questa esperienza, soprattutto l'esperienza della premiazione londinese, mi ha permesso anche di vivere un'esperienza molto bella, conoscere persone. Ah, hai detto che hai conosciuto Barbara Silve? Sì. Barbara! Saluto. Grande! Ti voglio bene, Barbara! È stata Barbara è fantastica, eh! È un fantastica, bellissima Barbara. Persona, sì. E mi ha dato anche, seppur per quel poco tempo che siamo stati vicini, insomma, in quell'esperienza, anche se poi ci teniamo in contatto ancora tramite altre vie, è riuscita a, con poche parole, a darmi degli ottimi consigli e suggerimenti. Si capisce che è una persona che ama la fotografia, è una persona, credo, di grande umanità, se posso dirlo. Cioè, altro che ho percepito questo di amore. Barbara, sì, trasmette questa passione, questa umanità. Sì. E questa è una ricchezza, esperienza, alla fine, cioè, è vero, la nostra felicità, soddisfazione della vita che consiste in questo tipo di incontro. Sì, se manca quello, manca la vita, nel senso, certo, che, ripeto, al di là del riconoscimento, è proprio stata l'esperienza in sé che, diciamo, un pochino mi ha cambiato, ecco, si può cambiare a qualsiasi età. Io ho 50 anni, sono nati, ho aggiunto un pezzettino di vita che mi mancava, certo, e di questo sono molto contento, e ringrazio anche tutti, appunto, quelli che mi sono stati vicini d'aiuto in questo percorso, che spero continui. Certo. Bene, Nicola, ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e che sei venuto a trovarci a te. E che ci omaggi questa fotografia. Grazie. Grazie ancora. Grazie tante.